Tempo d'estate, tra un mese, giusto dal 29 giugno, tornano i centri estivi proposti dal comune di Cremona per i ragazzi, i bambini dai 3 anni ai 14. D'altra parte, si sa, termina la scuola e insomma è difficile poi a volte tentare di gestire i propri figli, i propri ragazzi, e viene in soccorso il comune proprio con l'organizzazione di questi centri estivi. Ne parliamo con i nostri ospiti, a cominciare dal vice sindaco Maura Ruggeri, da Silvia Corbari della cooperativa Iride e Simona Tironi della cooperativa Lumana Avventura, che insieme ad altre cooperative Altana e Il Cortile organizzano appunto questi centri estivi. Allora, assessore Ruggeri, partono anche quest'anno, quali sono le caratteristiche di questi centri? Certo, un servizio atteso, importante, immagino, appunto per le famiglie, che risponde alle esigenze di socializzazione dei ragazzi e dei bambini e di organizzazione del loro tempo libero quando appunto le scuole sono terminate, ma anche alle esigenze delle famiglie, evidentemente, di avere un luogo sicuro, un servizio qualificato che accoglie i bambini e quindi li fa divertire, ma offre anche delle attività educative importanti. Ecco, perfetto. Allora, diciamo dai 3 ai 14 anni, chiediamo subito a Silvia Corbari della cooperativa Iride che cosa fanno i ragazzi durante questi periodi. Allora, è ovvio che c'è una differenziazione anche della proposta se i bambini hanno 3 anni, beh, certo, rispetto ai preadolescenti, diciamo. Per noi è un momento che, se anche si svolge nella scuola, perché per i piccolini e soprattutto nella scuola dell'infanzia, è un momento che è di gioco, è di divertimento. Vengono proposte attività di gioco, attività con l'acqua, attività con vari, anche di laboratorio, di vario genere. Per i più grandi è molto frequente anche l'uscita, lavoriamo con gruppi un po' più omogenei per età e anche per interesse. Cerchiamo di proporre loro delle esperienze che li aiutino un po' a crescere, li aiutino a stare insieme e poi li aiutino anche un po' a conoscere, diciamo, gli ambienti e l'ambiente in cui vivono, l'ambiente in cui rimangono. Allora, diciamo, dal 29 giugno al 31 luglio in 7 sedi cittadine, se non ho letto male, la Scuola dell'Infanzia Maria Immacolata, la Scuola dell'Infanzia Sacro Cuore, la Scuola dell'Infanzia Sant'Abbondio, Agazzi, poi Cooperativa Altana, l'Oratorio Sant'Imerio e il Centro Ragazzi Iride. E allora chiediamo anche a Simona Tironi della cooperativa Lumana Avventura, qual è l'aspetto che viene maggiormente apprezzato dai ragazzi e dai genitori? Sì. Allora, sicuramente i ragazzi, i bambini in modo particolare apprezzano il fatto che il centro estivo è un momento dedicato al divertimento. Non si dimentica mai ovviamente l'aspetto educativo, ma diciamo il nostro motto è: i bambini devono venire contenti perché devono divertirsi. La scuola è finita e bisogna, diciamo, organizzare giochi, attività, laboratori, tornei che possano realmente far divertire i bambini. I genitori normalmente apprezzano la possibilità di sentirsi sicuri di poter andare al lavoro, perché anche se comincia l'estate i genitori hanno ancora i loro impegni di lavoro, in un luogo sicuro, in un luogo pensato, dove le equip educative fanno delle riflessioni sui ragazzi, dove si cerca sempre di così finalizzare un pochettino le attività con degli obiettivi caratterizzanti l'età dei bambini, e quindi direi che può essere in qualche modo l'alchimia perfetta: genitori tranquilli, fiduciosi e felici e bambini divertiti e anche un po' stanchi alla fine della giornata. Ecco, vedo che gli orari comunque sono dalle 7.30 alle 16.30, quindi è compresa la mensa. Sì, è compresa la mensa, quindi i bambini possono pranzare, anzi pranzano lì al centro insieme agli educatori. Anche il momento della mensa è un momento molto apprezzato, un momento che diventa educativo in tutti i sensi, e i bambini in qualche modo riescono proprio a vivere tutto il periodo dalle 7.30 alle 16.30 con i propri pari, cercando di confrontarsi e di stare bene, insomma. Ma li portate anche in piscina? Li portiamo anche in piscina, sì, infatti diciamo che se l'estate ce lo permette, diversamente dall'estate scorsa, esatto, è un momento molto gettonato, i bambini si divertono, è un momento sicuramente sì di allegria e di divertimento, ma mi viene da dire un momento anche di grande autonomia, perché certo, i bambini devono essere capaci di gestirsi il proprio zainetto, di gestirsi il proprio materiale, di essere un pochettino attenti alle regole di base, e quindi direi che anche qui si in qualche modo ridefinisce il binomio
educativo e animativo. Ecco, ricordiamo che è possibile iscriversi fino al 12 giugno, ma non è un po' tardi far ripartire il 29 giugno? Ma li facciamo partire quando finiscono anche alcune esperienze, in particolare i GREST, ecco, mediamente, e per i più piccoli finisce la scuola per l'infanzia. E quindi andiamo a offrire anche alle famiglie un cammino senza soluzione di continuità da alcuni punti di vista, quindi un servizio più completo. E poi arriveremo fino alla fine del mese di luglio, perché l'esperienza di questi anni ci ha fatto vedere come la richiesta maggiore sia proprio nel mese di luglio. Ecco, assessore, i costi? I costi prevedono un contributo da parte del Comune a calmierare le rette, per cui sono 70 euro per le famiglie che lasciano i bimbi, i ragazzi in mensa, e 45 senza mensa. Ecco, il Comune di Cremona negli scorsi anni aveva realizzato una ricerca, no? Appunto per tentare di capire quali erano le esigenze, ricerca che poi ha consentito anche di realizzare questa sorta di staffetta, certo, tra Comune, GREST e altre situazioni, quindi insomma un'organizzazione completa, articolata, ma che dà i suoi frutti. Certo, perché l'idea è quella di considerare davvero i bisogni e dare una risposta che tenesse conto anche della diversificazione delle esigenze. Per cui man mano si tratta di una tradizione, di un servizio che vede una continuità nel tempo, ma che si è trasformato accogliendo anche l'esigenza di coordinare quella, diciamo, in collaborazione col Comune, con altre esigenze anche di altri soggetti e quindi con le preferenze e con i bisogni dei cittadini. Quindi società sportive, canottieri, GREST, oratori, centri estivi comunali, insomma, fanno parte di un unico un'unica offerta complessiva della città. È un'offerta che appunto tutti, certo, a Cremona possono utilizzare per trascorrere nel migliore dei modi l'estate, almeno fino alla fine di luglio. Buon lavoro allora. Grazie, grazie. Grazie al vice sindaco Mauro Ruggeri, a Silvia Corbari della cooperativa Iride e a Simona Tironi della cooperativa Lumana Avventura.